Dal pomeriggio alla sera di mercoledì si è giocata l'ottava giornata del campionato di Lega Volley Femminile di Serie A1, che ha visto in campo metà delle sfide previste causa rinvii per Covid. Prosegue a Firenze la marcia inarrestabile dell'Imoco Volley Conigliano, che nel secondo turno infrasettimanale della stagione coglie la settima vittoria consecutiva e porta a 6 le lunghezze di vantaggio sulla seconda nella classifica del campionato. Le bisontine, per la verità, rendono la vita molto difficile alle pantere di Daniele Santarelli. Vinto nettamente il primo set, le ragazze di Marco Mencarelli giungono al set point anche nel secondo, prima di subire 3 punti consecutivi di Paolo Egoni, partita in partenza in panchina insieme a Silla e Volosh, per il break dal 24-23 al 24-26 e di soccombere alla corazzata gialloblu nei successivi due parziali. Proprio Silla ed Egonu, insieme a De Cruyff e ai suoi 5 muri, sono le migliori realizzatrici dell'Imoco, sebbene la top scorer dell'incontro sia Anastasia Guerra con 20 centri. Al terzo posto con 14 punti, uno in meno della Savino del Bene Scandicci, si issa la Igor Gorgonzola Novara, che in casa batte per 3-0 la VBC e più Casalmaggiore. Le azzurre di Stefano Lavarini danno continuità al successo ottenuto in Toscana sabato scorso con una prova di grande determinazione che non lascia scampo alle rosa di coach Parisi. Il muro è il fondamentale con cui le padroni di casa fanno la differenza. Sono ben 14 in appena 3 set, 5 per Washington, premiata MVP della gara, e 4 per Caterina Bosetti, top scorer con 14 punti. Altro successo interno per la Sougella Monza, che si impone al tiebreak sulla Zanetti Bergamo. Le brianzole di Marco Gaspari hanno 4 palle per chiudere la contesa già nel quarto set, ma la proverbiale grinta delle rossoblù l'allunga al quinto. Il tiebreak vive sull'equilibrio fino al 10 pari, quando un ace di Squarcini e 2 attacchi di Begic firmano il parziale di 5-0 che dà la vittoria a Monza. Da un lato sono 24 i punti di Vanek e 21 di Menos. In casa Zanetti, ottime le prestazioni per Enright con 18 punti, Lenier con 16 e il capitano Loda con 15 centri. Sono dunque 3 le gare rinviate a data da destinarsi a causa di casi di positività al Covid-19. Oltre a Bosca San Bernardo Cuneo e Banca Valsabbina Millennium Brescia, nelle 24 ore precedenti al turno di campionato è stato disposto il rinvio delle partite Reale Mutua Fenerachieri contro Delta Despar Trentino e Bartoccini Forti Infissi Perugia contro Unity Work Booster Sizio. Sì, sicuramente non abbiamo giocato come sappiamo, ci abbiamo messo un po' ad ingranare la marcia, ad entrare insomma nella partita, nel vivo, e fortunatamente poi insomma siamo rinsavite negli ultimi 3 set. Abbiamo fatto vedere comunque un gioco molto più simile al nostro, ma non ancora totalmente il nostro. Sorpreso no, nel senso che era quello che ci aspettavamo. Sapevamo che era una squadra giovane, combattiva, che avrebbe difeso l'impossibile, che hanno una bella battuta, infatti ci hanno messo in difficoltà, e quindi era un po' quello che ci aspettavamo.